Emanuela Orlandi, cari amici, Emanuela Orlandi, si torna a parlare di Emanuela Orlandi anche perché il fratello di Emanuela Orlandi si è rivolto alla premier Giorgia Meloni affinché Giorgia Meloni faccia pressione sul Vaticano, faccia pressione sul Vaticano. No, no, Giorgia Meloni non può fare pressioni sul Vaticano perché il Vaticano è la casa di Dio. Giorgia Meloni non può mettersi contro Dio perché Giorgia Meloni è Dio, patria e famiglia. Non c'è niente di male essere Dio, patria e famiglia, ma se il fratello di Emanuela Orlandi desidera che Giorgia Meloni faccia pressione sul Vaticano affinché il Vaticano collabori, il fratello di Emanuela Orlandi non sa che Giorgia Meloni vuole bene al Vaticano. Non c'è niente di male voler bene al Vaticano, per carità, ci mancherebbe altro. Ma se uno vuole bene al Vaticano, non è che può fare pressioni sul Vaticano perché non ci siano ostacoli nella ricerca della verità sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Il fatto è, cari amici, che si torna a parlare di Emanuela Orlandi. Io qua vedo un bellissimo articolo apparso sul Fatto Quotidiano. Io questo bellissimo articolo ve lo metto come link nel riassunto di questo video. Attualità. Titolo: Emanuela Orlandi potrebbe essere stata vittima di un predatore sessuale. In Vaticano c'è chi sa la verità. L'ipotesi di Laura Sgrò, avvocato della famiglia. Beh, avvocata è della famiglia. C'è l'avvocato e c'è l'avvocata. C'è il maestro e c'è la maestra. C'è l'operaio e c'è l'operaia. Diciamo avvocata. C'è anche una preghiera rivolta alla Vergine Maria, avvocata nostra, andiamo. Beh, l'avvocata Laura Sgrò ha scritto un bellissimo libro per la casa editrice Rizzoli, intitolato Cercando Emanuela. E certamente è un libro che andrà a ruba, come si dice, che andrà a ruba. Qua il Fatto Quotidiano intervista l'avvocata Laura Sgrò relativamente al libro che l'avvocata Laura Sgrò ha pubblicato per il Soli e intitolato Cercando Emanuela. Allora, a me dell'intervista. Sì, si parla della pista della pedofilia. A me interessa una parte, la parte dove si dice che, scusate, che sto cercando. Si dice che il caso di Emanuela Orlandi potrebbe essere il primo femminicidio avvenuto dentro la città del Vaticano. Eccola qua. Laura Sgrò risponde a una domanda del Fatto Quotidiano e dice: Laura,
Una giornalista ha scritto che, se accertato, quello di Emanuela sarebbe il primo caso di femminicidio in Vaticano. Spetta agli inquirenti indagare anche sul malcostume di alcuni prelati. Ma come Laura Sgro, avvocata Laura Sgro? Ma ci sono alcuni prelati che hanno del malcostume. Il malcostume. Beh, allora, ripeto, io questa bella intervista ve la metto nel riassunto di questo video con il link, così voi andate sul link e vi si apre l'articolo. Bellissimo questo articolo questo articolo del Fatto Quotidiano. Bello, 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 bravissimo Fatto Quotidiano. Io direi che questo è uno scoop. Beh, io avevo cominciato a parlare di Emanuela Orlandi e già 9 anni fa, e c'è un mio video intitolato 9 anni fa, Ninfetta Emanuela Orlandi e Cardinal Barcinkus. È un video con circa 3.000 visualizzazioni. E molti commenti, e molti commenti, molti commenti, raccontata così, cioè come la racconto io, mi sembra più chiara. Cioè, la storia raccontata così sembra più chiara. Secondo me è andata così. Eccetera, eccetera, eccetera. Allora, anche questo video, Ninfetta Emanuela Orlandi Cardinal Marcinkus, poi mi hanno detto che mi sono sbagliato, che Marcinkus non era un cardinale, ma era un monsignore. Vabbè, dai, non è una cosa grave, va bene. Bene, cari amici, allora io qua torno a mostrarvi ciò che già mostravo allora, questo simpatico ritaglio di giornale, un simpatico ritaglio di giornale. Questa è la prima pagina della Repubblica del 27 gennaio 1989. Vedete il mio piccolo archivio, il mio piccolo archivio, vedete? Guardate il mio piccolo archivio, vedete? Piccolo piccolo, Queste sono Edelweiss, stelle alpine. Vedete che bella questa signora? È Clara Calvi, vedova del banchiere trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra. In alto Roberto Calvi, ma io non l'ho ritagliato, non l'ho conservato Roberto Calvi. Clara Canetti punta l'indice contro Marcinkus e lo Ior. Ma che cosa c'entra questo con la fanciulla Emanuela Orlandi, che mi pare avesse 15-16 anni? Per questo io l'ho definita ninfetta. Non c'è niente di male definire ninfetta una ragazza. Non c'è niente di male, non c'è nulla di male. Ninfetta Emanuela Orlandi, se parla di pedofilia, mica sono stato io il primo a parlare di pedofilia relativamente al caso di Emanuela Orlandi. Allora, vediamo qual è il collegamento tra Clara Canetti e Monsignor Marcinkus e Emanuela Orlandi. Perché questa bella signora, allora era una bella signora, era il 1989, è passato tanto tempo, io non so se è ancora viva la signora Clara Calvi, vedova del banchiere Roberto Calvi, non so se è ancora viva, non lo so. Comunque, allora era una signora molto bella, che fa? Va a
parlare con Monsignor Marcinkus, no, Cardinale Marcinkus, con Signor Marcinkus, e dice, insomma, Marcinkus, voglio sapere che fine ha fatto mio marito, Roberto Calvi, cioè chi è stato, perché è stato trovato là a Londra, impiccato sotto il ponte dei frati neri, con delle pietre pure, in tasca delle pietre. E il circus, un po' spazientito, dice, dunque, la vedova di Roberto Calvi ripete con forza le sue accuse, sempre rivolta a Monsignor Marcinkus. Chi l'ha ucciso? Chi l'ha ucciso? Io credo che i principali responsabili siano Paul Marcinkus e i dirigenti del Vaticano. Ah no, dunque, allora, la vedova poi intervistata dal quotidiano La Repubblica, dice al quotidiano La Repubblica, beh, guardate che l'ho sottolineato, sta scritto qua, guardate. Io credo che i principali responsabili, cioè dell'assassinio di mio marito Roberto Calvi, siano Paul Marcinkus e i dirigenti del Vaticano. E poi la vedova dice, ricordo quando Marcinkus mi disse: uccidere non è per noi un peccato, perché così liberiamo un'anima dal corpo. Capito? Beh, questa è una Edelweiss, eh. Chissà se l'avvocata della famiglia Orlandi ha una Edelweiss come questa. Probabilmente ce l'ha, probabilmente, perché se ha scritto un libro pubblicato da Rizzoli, ce l'avrà di certo. Allora, cosa vuol dire tutto ciò? Cosa vuol dire? Dunque, Monsignor Marcinkus dice a questa bella signora, vedova del banchiere là, trovato assassinato a Londra, dice, cara signora, guardi che per noi, uccidere non è un peccato per noi, perché per noi uccidere vuol dire liberare un'anima dal corpo. È interessante questa filosofia di vita. Allora, in quei tempi, Monsignor Marcinkus era il factotum in Vaticano. In pratica era il padrone del Vaticano, perché era il dirigente, il responsabile dello IOR, Istituto Opere Religiose, la Banca del Vaticano. E c'erano degli intrecci tra la Banca del Vaticano e la Banda della Magliana. La banda della Magliana ripuliva i soldi dei suoi misfatti, li ripuliva portandoli allo IOR, presieduto da Monsignor Marcinkus. Quindi Marcinkus riceveva i soldi dalla banda della Magliana, quindi faceva un piacere alla banda della Magliana, e chiedeva qualcosa in cambio. E Monsignor Marcinkus era un uomo possente, possente, viveva in una maniera principesca. So che andava a giocare a golf in un posto elitario di Roma,
alloggiata, mi pare che andava a giocare a golf. Aperta la parentesi, io non lo so chi l'ha inventato il gioco del golf. Scusate, mi sembra proprio un gioco da cretini e da gente che non deve fare niente a questo mondo perché non ha bisogno di lavorare. Beh, e amava le belle donne, ma probabilmente Monsignor Marcinkus voleva le donne giovani, appunto le ninfette in fiore, o come si dice, le fanciulle in fiore, all'ombra delle fanciulle in fiore, come è scritto in una celebre opera intitolata Alla ricerca del tempio perduto. Cioè, l'opera sembra che sia un'opera così. Alla ricerca del tempio perduto. E Museo Marcinkus riceveva i soldi, faceva dei favori alla banda della Magliana e quindi voleva qualcosa in cambio. Io ho sempre ipotizzato che Monsignor Marcinkus, cioè che quelli della banda della Magliana, conoscendo le inclinazioni di Monsignor Marcinkus, gli abbiano portato delle fanciulle in fiore, delle ninfette, 13 anni, 13, 14, 15 anni, anche perché recentemente alcune ex compagne di Manuela Orlandi, compagne, hanno detto brutte cose, su quello che avveniva quando Emanuela Orlandi era ancora in vita. Hanno detto brutte cose su quello che avveniva lì nell'ambiente al tempo in cui Emanuela Orlandi era ancora in vita. Allora, Marcinkus, principe della Chiesa, non perché cardinale, ma perché potente, factotum in Vaticano. E allora avrà ricevuto tante fanciulle in fiore, questo Monsignor Paul Marcinkus. Fanciulle giovani, appena entrate nell'età che si dice adolescenza, e portate in alcuni ambienti del Vaticano, drogate, drogate, drogate e poi abusate sessualmente, e poi rimesse in libertà, non ricordavano più nulla perché erano state drogate. Probabilmente con Emanuela Orlandi le cose sono andate male, nel senso che magari la quantità di droga somministrata ad Emanuela Orlandi era superiore alla quantità necessaria per, diciamo così, stordirla, una quantità di droga che l'ha fatta morire e per cui poi è stata nascosta nei sotterranei del Vaticano. Mi pare che un papa abbia detto al fratello di Emanuela Orlandi che Emanuela sta in cielo, mi pare così, almeno è questo che ha riferito il fratello di Emanuela Orlandi. Allora, sì. Io devo concludere evidenziando che il fratello di Emanuela Orlandi c'ha poco da sperare da Giorgia Meloni, dalla nostra brava premier Giorgia Meloni, perché Giorgia Meloni è una cristiana cattolica, vuole bene al Vaticano, quindi credo che Giorgia Meloni non voglia sentir parlare di questa triste vicenda accaduta in Vaticano
e con probabili colpe di personaggi del Vaticano. Io, Serafino Massoni, che sono questa persona qua, ipotizzo che il colpevole sia stato Monsignor Paul Marcinkus. Poi Paul Marcinkus, mi pare, dal Papa polacco è stato preso a calci nel sedere e aveva troppo potere ed è stato spedito in una sperduta parrocchia nel deserto, negli Stati Uniti, d'America. Però per diversi anni Paul Marcinkus, Monsignor Paul Marcinkus, ha spadroneggiato spudoratamente dentro la città del Vaticano. Ecco, cari amici, bene, nel riassunto di questo video vi metto l'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano dall'avvocata Laura Sgro e vi metto quel mio antico video di una decina di anni fa. Ok, cari amici? Per chi non mi conosce, cari amici, io sono l'autore di queste opere, che le potete trovare in tutte le migliori librerie. Ok, cari amici, a tutti, tanti cari saluti da Serafino Massoni.